Ciao, buonasera. Buonasera, supergruppo di Cani per Amici. Pronti, partenza via. Un altro martedì sera insieme. Questa sera un argomento in particolare. Questa sera parliamo di cuccioli. Se tu hai un cucciolo, non puoi mancare questa sera, non puoi proprio mancare, perché abbiamo deciso di fare una grande sorpresa per te e per il tuo cucciolo. Adesso te la sto facendo io la grande sorpresa perché mi si è capottata la telecamera. Ok. Ciao, ben arrivati a tutti. Serata cuccioli. Se conosci qualcuno che abbia un cucciolo, assolutamente condividi questa live anche con questo lui o questa lei. Anzi, magari vi chiedo in generale di darmi una mano a condividere questa live così da raggiungere più cuccioli e proprietari umani. È difficile definire questa figura di questi cuccioli raggiungere. Ciao Giovanna, ciao Marilena, ciao Cri, ciao Atea Sole, ciao Cristiana, ciao Silvia, bentornata, ciao Silvana, ben arrivati a tutti. Io non so come sia da voi, ma qui in Piemonte da me è arrivato il caldo mortale. Cosa che io patisco tanto tanto tanto, per cui forse questa sera mi vedrete un po' più smoscia. Ciao Francesco, sei di nuovo qui, ben arrivato. Ciao Carla, ben arrivata anche a te. Quindi se questa sera mi vedrete parlare un po' più lentamente è perché questo caldo che è meraviglioso e tanto amo mi stira proprio un po'. Cristina, non si vede niente. Interessante. Mi traducete questo non si vede niente? C'è qualche cosa che non va? O non ho capito io? Fatemi sapere che la partenza è sempre un po' rocambolesca delle mie live, ma credo che ormai ci siate abituati. Allora, dicevo, argomento della serata, argomento cucciolo. Argomento cucciolo e dicevamo grande sorpresa per i proprietari di cuccioli. Questa settimana, da oggi che è martedì fino a domenica. Grazie Giovanna, ok, io vedo e sento benissimo, ok, sono tranquilla. Probabilmente Cristina si riferiva a qualche cos'altro. È tutto nero dal mio PC, ma la voce è perfetta. Cris, spero che sia soltanto il tuo PC a darci problemi. Mi sembra che senti la difficoltà di vedermi. Dicevo, da oggi che è martedì. Ciao Giovanna. Basta, devo smettere di salutare, che è sempre un piacere vedere. È un piacere vedere persone che sono qui da tantissimi martedì ed è un piacere accogliere chi è qui per la prima volta. Grazie infinite per i feedback su Vedo e Sento. Parto, se no non riusciamo a partire. Ok, molto bene. Allora, da questa sera a venerdì, cioè dal 23 al 29 di questo mese, abbiamo deciso di fare una grande sorpresa ai proprietari di cuccioli. Ve lo dico subito perché sono molto contenta, è un momento in cui ci sono tantissimi cuccioli e abbiamo deciso di fare qualche cosa per tutti questi cuccioli. Tutti voi sapete, se non lo sapete, adesso ve lo spiegherò io con calma. Io ho scelto ormai da 4 anni a questa parte di farmi aiutare dal web per raggiungere più cani e famiglie possibili e per aiutare più cani e più famiglie possibili, per cui ho creato dei video percorsi per prendere per mano letteralmente i proprietari affinché possano imparare e diventare consapevoli del come crescere realmente i loro cani e come fare in modo che questi cani siano felici, educati, equilibrati e anche che li ascoltino. Allora, abbiamo deciso per questi 4 giorni di fare una super promo sul percorso Cuccioli. Il percorso Cuccioli è un percorso che ho creato specifico per i cuccioli, a partire ancora dal prima del prendere un cucciolo al momento in cui questo cucciolo arriva per tutti i suoi primi mesi di vita e abbiamo deciso solo per questi 4 giorni di darti questo percorso Cuccioli. Invece che a 197 euro, che è il suo valore, a 70 euro in meno, cioè a 127 euro. Te lo dico subito perché è una cosa grande che mi fa felice
Credo che sia veramente una grande, grande, grande opportunità per tutti coloro che hanno un cucciolo e nel corso di questa serata spero che comprenderai perché è così importante. Vorrei proprio che lo vedessi come un investimento in un percorso di consapevolezza che è quello che ti serve per avere una vita felice per te e per il tuo cucciolo. Il motivo che mi fa felice è dare, spero, con questa modalità l'opportunità a ancora più persone possibili di avere questa guida per trasformare letteralmente le loro vite, perché questa è la mia missione. Ma dopo torneremo ancora su questa cosa, ma ci tenevo a dirtela subito, subito, subito. Perché è così importante? Perché sono così contenta? Perché chi ha un cucciolo ha un'opportunità immensa che la maggior parte delle persone non sa sfruttare. Perché i primi mesi di vita di un cucciolo sono quelli che fanno la differenza per tutta la vita. Capisci che investire adesso il tuo tempo, la tua testa e parte del tuo denaro ti cambierà completamente quelli che saranno i prossimi, io ti auguro, 15 anni, 17 anni di vita con questo cane e per questo cane. Tanta roba, ok? Il motivo per cui mi entusiasmo sempre quando si parla di cuccioli. Premessa, che chi è il cucciolo? Fin dove arriva sto cucciolo? Questa sera pensando a questa live sorridevo perché mi è venuto in mente, ci sono tante femmine che guardano queste live, a un personaggio che si chiama il Signor Distruggere, a un gruppo di donne che vengono chiamate le pancine, che definiscono sempre con i mesi i loro figli come se fossero gli eterni neonati. Mio figlio ha 48 mesi, no? Come se fosse un neonato. Questo c'ha 48 mesi, c'ha 4 anni, ok? E questo mi fa sempre sorridere pensando ai cuccioli, perché molte persone pensano che siano cuccioli fino ai 3 anni. Facciamo chiarezza, ok? Un cane di taglia medio-piccola è cucciolo più o meno fino ai 6 mesi, perché lo definiamo cucciolo in quella fascia di età prima che diventi un adolescente e subito dopo che diventi un adulto, ok? Un cane di taglia media, non è più cucciolo nel momento in cui ha 6-7 mesi. Un cane di taglia medio-grande, un pastore, non è più cucciolo quando ha più o meno 9 mesi. Un cane di taglia gigante, un Bovard del Bernese, un San Bernardo, non è più cucciolo quando ha più o meno 11 mesi. È proprio quell'età in cui cambiano, l'età in cui i maschi, ad esempio, cominciano ad alzare la zampa per marcare, è quell'età in cui le femmine cominciano ad essere, si cominciano ad avere il primo calore, per cui possono diventare gravidi. Quello è lo spartiacque per una definizione tecnica di cucciolo. Perché poi ci sono cani che a livello di comportamento si comportano come cuccioli per un tempo molto maggiore. Però è importante che io ti dia una definizione di cucciolo per fare chiarezza e per parlare tutti la stessa lingua, ok? Per cui questo percorso nello specifico di cui sto parlando questa sera è per i cuccioli, ok? 2 mesi e mezzo, ok, super cucciola. A proposito di border collie. Riflettevo mentre vi preparavo questa serata sul perché nella vita reale, nelle mie consulenze, negli ultimi giorni mi hanno chiamata per i cuccioli. La maggior parte delle persone sceglie di contattarmi per avere la mia guida o sceglie uno dei miei percorsi perché ha un problema. Un problema piccolo, un problema grande. Prima qualcuno di voi diceva una cucciola di border collie. Io proprio ieri ho visto Zoe, una cucciolina Ina di border collie, perché lei ha 61 giorni, 59-61, è proprio un micron e mordicchia tutto come se fosse un piranha. Per cui la leva che fa sì che spesso le persone mi chiamino è la difficoltà. Mi aiuti a risolvere la difficoltà. Venerdì invece ho visto Paul, anche lui 2 mesi e mezzo distruggeva tutto, per cui anche i proprietari di Paul hanno scelto di contattarmi. E poi c'è un'altra fetta di proprietari che invece sceglie di contattarmi perché ha capito che
cominciare da subito fa veramente la differenza. Per cui ci sono le persone che sono in percentuale molto meno che mi chiamano dicendomi: io non voglio fare errori con il mio cane, io lo voglio crescere nel migliore dei modi possibili, io faccio un altro lavoro, non so tutto, ho bisogno di qualcuno invece che faccia questo lavoro e mi accompagni, mi guidi a crescere il mio cane nel migliore dei modi possibili, a creare una relazione con lui, ad avere un cane che si possa comportare bene e possa venire con me ovunque. Queste sono le due macro categorie. Sono le due macro categorie perché il mio lavoro è proprio questo, da ormai 21 ormai, da ormai 21 anni. Entrare nella vita di cani e famiglia, perché per me sono un tutt'uno, e accompagnare le persone a capire prima di tutto il loro cane, a capire la sua unicità, perché ogni cane è diverso, e poi a crescerlo veramente nel migliore dei modi possibili, che sia il modo migliore per quel cane, così che quel cane stia bene e che sia il più possibile vicino alle aspettative di quella famiglia, perché è normale che quella famiglia abbia delle aspettative. Sommando le cose, ecco, il mio lavoro è far sì che le persone possano crescere un cucciolo che abbia una vita felice per poter avere con questo cucciolo una vita felice, perché diventerà un cane adulto, felice e che si comporterà bene. Questo è. Invece, purtroppo, c'è una grande, 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 grande fetta di persone che semplicemente non sa che investire su un cucciolo, investire lo metto tra virgolette, perché per me vuol dire tante cose, ha un valore così grande. Perché purtroppo una grande fetta di persone, ti ripeto, semplicemente perché non sa, parte dal presupposto che sia inutile cominciare un percorso educativo con un cucciolo, perché tanto chiunque sa crescere un cane, perché basta tanto, tanto, tanto amore per crescere un cane, perché basta dirgli un no secco quando sbaglia per poter crescere un cucciolo, o basta guardare due tutorial su YouTube dove impari a farti dare la zampa. O basta andare sul campo di addestramento a stracciarsi, a fare seduto terra resta 100 volte. O se c'è una difficoltà, prima ti parlavo della Zoe che mozzica come un piranha, tanto passerà, aspetta perché crescendo passerà. O Paul che distrugge, aspetta, tanto passerà. Questo è quello che credono tantissime persone. Però è lontani, tutto ciò è lontanissimo dalla realtà. È quello che si credeva, è quello che si sente dire in giro al parchetto, è quello che ancora mia mamma oggi dice, non avendo idea di quello che è il mio lavoro e le mie competenze. Perché sull'argomento cani, non so bene perché, tutti pensano di sapere tutto. E invece non sanno tutto. E il mio compito è proprio accompagnare le persone a capire che non ne sanno abbastanza per crescere veramente un cane felice senza problemi e difficoltà. E adesso cerco di entrare nel dettaglio di queste cose. Faccio un po' fatica a leggervi questa serie, io temo di avere gli occhi tanto, tanto, tanto stanchi. Anna Maria, sarà un piacere aiutarti. Ok, Claudia, se seguirete i suoi videopercorsi lo farà sicuramente, affidati a lei. Grazie Claudia, grazie mille. Eccola qui, mozzica tutte, soprattutto la figlia piccola, un po' la storia che vi raccontavo della Zoe, dove ci sono un fratello e una sorella e la Zoe si mozzica la sorella che ha paura. Quindi dopo il calore non è più cucciolo, la mia 8 mesi. Ricordatevi che è una definizione, ok? È per farvi capire a macro, a spanne, che cosa è veramente un cucciolo, al di là della nostra percezione, e per aiutarvi a capire che questo corso nello specifico è per cuccioli. Per i cani adulti c'è Educa il tuo cane, per cui non è che non ci sia l'aiuto per te, volevo solo farvi capire nello specifico che cos'è. La Sabine! Non riuscivo a vedere la diretta dal PC e ho dovuto spostarmi. Piuma, 8 mesi! Credo che sia un po' cucciolo e forse un po' no. Oh sì, è proprio quell'età di transizione, ma non è diverso dai nostri figli. Tutti voi, credo che tutti voi sappiate che io ho un ragazzino che si chiama Pietro. Pietro ha tra i 12 e i 13 anni, ha
A volte è bambino, a volte è un cavolo di ragazzino che sembra quasi un adulto e cambia dall'essere bambino all'essere ragazzino, a volte in modo veramente repentino. Idem per i vostri cuccioli che stanno diventando degli adolescenti. 6 mesi e mezzo, un malin. Ok. Maltesino, 2 mesi e mezzo, piccolo, 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 un altro mozzicatore. Anche se ho molta esperienza di cane, non voglio fare errori. Grande Carla, anche perché. Tante persone mi dicono, ma io ho esperienza, ho già avuto cani, però l'aver già avuto cani non implica avere le competenze reali, perché oggi sappiamo un'infinità di cose che semplicemente un po' di anni fa non sapevamo. Quando il cucciolo non arriva da una casa di un allevamento, ha delle problematiche che molti educatori non sanno affrontare. Io, Evelina, ti direi che anche cuccioli, sai, che arrivano da casa o da allevamento possono avere delle difficoltà. Non farei proprio un distinguo. Gli educatori, quelli che vi fanno fare seduto terra resta sul campo, è un grande spreco. Dal mio punto di vista è un enorme spreco, perché il seduto terra resta sul campo, a parte il fatto che sono una goccia nel mare, e poi è un peccato che un cucciolo cominci subito a fare gli esercizi, perché invece di potenziare il suo cervellino, fare esperienze, fargli fare questi esercizi bam 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 bam, va a inibire il suo cervellino, va a inibire le sue opportunità, ok? C'è un'enorme differenza. Io in questo percorso ovviamente vi ho messo anche gli esercizi perché so che le persone credono che siano importanti, ma gli esercizi sono un pezzo grosso così. C'è un pezzo grosso così che è incredibilmente più importante, adesso cerco di spiegarveli. Elisabetta! Bellissimo, se ti avessi trovata prima avrei risparmiato un sacco di disastri della mia piuma, meglio tardi che mai. Io ti ringrazio Elisabetta perché questo è proprio il messaggio che vorrei far passare questa sera, l'enorme opportunità che ha chi ha un cucciolo nello scegliere adesso di fare qualcosa per avere una vita felice. E non smetterò mai di dirlo. Oh, Evelina mi dice il volume al massimo, ma ti sento bassa. Sai che ogni tanto ho il problema del farmi sentire bassa. 13 mesi, come età è già un po' borderline, poi bisogna vedere quanto è grande. Mi hanno consigliato di impormi di dire un no secco. Oh, che santa pazienza! Non è tua responsabilità, Caterina. Io vi invito a tapparvi le orecchie, è quello che vi dicevo prima, ma perché nessuno si permette di dire, di consigliare quello che l'avvocato consiglierebbe se non è un avvocato? Perché il fisioterapista, chi non è fisioterapista, non si permette di dare consigli sulla fisioterapia? E allora io mi domando sempre perché sull'argomento cani tutti diano consigli sulla base del non sapere niente. Questa è una cosa che a me irrita tanto. Questa roba del no secco, posso dirvi che è una cazzata. Ecco, questa sera uso un termine veramente poco tecnico, ma non ne posso più di questa storia del no secco e di impormi, ok? Un cucciolo ha bisogno di essere accolto, compreso, sostenuto e protetto, ok? Non ha bisogno che qualcuno si imponga di un no secco. Dopo ne riparliamo. A volte mi irrito per questa cosa, perché sono quasi stufa di sentire dire questa cosa che era dai tempi di mio nonno. Sabine, io ho sempre avuto cani da ragazzina con i miei genitori, ma prima di prendere la piuma mi sono sentita che non ne sapeva abbastanza per accogliere un cucciolo nella nostra famiglia. Prendere e seguire il videopercorso cuccioli è stato fondamentale. Sono molto contenta, Samin. L'obiettivo di questo percorso cuccioli è proprio dare tutti gli strumenti, ma proprio tutti. Io vorrei che le persone davvero si sganciassero dal no secco, l'imporsi ai 4 esercizi, perché c'è un mondo meraviglioso, un mondo che si basa sulla relazione, sulla conoscenza. Cristina, se ti avessi conosciuta prima, quando arrivava solo dal canile, già a 5 mesi, avrei evitato tanti inutili errori, dannosi sia per lei che per me. Io vi ringrazio, ragazze, perché veramente sono delle testimonianze preziose che spero aprano gli occhi a tante persone che sono qui questa sera e hanno un cucciolo. Mi domando se a casa vostra faccia caldo quanto da me e se sopravviveremo alla serata. Voglio dirvi delle cose importanti. Prima vi dicevo, quello che succede nei primi mesi di vita di un cucciolo, già da quando è nella pancia della mamma, ma consideriamo dal momento in cui lo adotti, fino a quando non è più cucciolo, per cui 6, 7, 8, 9 mesi, insomma, con quella scaletta che ti ho dato, fa una differenza enorme. Voglio provare a darti alcuni
spunti per comprendere esattamente che cosa intendo. La prima cosa è che un cucciolo, quando è piccolo, prima dei 4 mesi e mezzo, 5, io uso sempre la parola cancello, è aperto come un cancello, è aperto a fare esperienze, è aperto alle novità, è aperto a vedere una cosa nuova e pensare, oh, è una roba nuova, ma chissà che è sta cosa, aspetta un po' che vada a curiosarla, che vuol dire che esce nel mondo, vede un bidone dell'immondizia, ti faccio un esempio, e dice, oh, che è sta roba? Ma aspetta un attimo che vada a curiosare, vada a vedere che cos'è. Ah, ok, non è un problema, non mi fa paura. E archivia un po' quell'informazione, crescendo non ne avrà paura. Oppure un cucciolino in questa fascia di età esce e vede una persona di colore, che è diversa, no? Semplicemente per colore, dalla normalità, cioè dalla pelle chiara, e pensa, oh, ma guarda, questo è diverso. Fammi un po' andare a vedere come mai è diverso. Per cui va con la curiosità. Scopre che non è un problema questa persona di colore e la archivia nel suo cervellino in quelle che sono le cose normali, per cui non ne avrà paura. Idem, un cucciolino di questa età vedi un cane e dice: oh, boh, aspetta, fammi un po' capire come posso fare con questo cane. Fa una buona esperienza. Buona, lo sottolineo, e archivia anche la questione cani come qualcosa di semplice, normale e fattibile. Ma se chi ha un cucciolo non sa come fare la socializzazione, ti ho spiegato in quattro parole i termini di una socializzazione. Se non sa come fare, se non sa come comportarsi, se non conosce quali sono i tempi, se a causa dei vaccini non esce, se sbaglia i posti, si troverà con un cucciolo che ha la curiosità, tende invece a sostituire con diffidenza, tende a sostituire la curiosità con diffidenza. Per cui, facciamo l'esempio di prima, di fronte al bidone dell'immondizia ho un oggetto nuovo, che cos'è? Quella roba lì, non mi piace, abbaierà o scapperà. Oppure, senza una buona socializzazione che ha dei tempi e dei modi precisi, se vedrà la persona di colore, farà la stessa cosa, sarà diffidente, chi è quello che è diverso e forse anche un odore diverso, e comincerà ad abbaiare o scappare. Capisci che già questa cosa fa una differenza enorme nella vita di quel cane? Un cane che non abbia fatto una buona socializzazione in termini di tempi, modi e gradualità, rischia di avere una difficoltà per tutta la vita, una difficoltà sua, perché un cane che ha paura di certe cose, o che è timido con certe cose, o che è insicuro in certe cose, non vive bene. E anche la famiglia di questo cane sarà fortemente condizionata da questo pezzo. E se oltre all'avere paura, per cui il cane sta male, questo cane comincia ad abbaiare a cani, persone, cose, diventerà ancora più difficile per quella famiglia metterci una pezza per tutto il resto della vita di quel cane. Questo è un macro pezzo, ok? Una buona socializzazione. E non basta socializzare, cioè non è sufficiente dire deve socializzare, è il come socializzare. Due, che non è lontano dalla socializzazione. Quante volte hai sentito dire, e poi faccio un attimo una pausa e guardo le vostre domande, magari quando il tuo cane era con un altro cane, no, ma lascia stare, se la devono cavare da soli, quando magari cominciano a rincorrersi o quando uno comincia ad essere preoccupato. Un buon proprietario di cucciolo deve sapere, tra le tante cose, che il suo cucciolo si affiderà a lui, lo riterrà una buona guida, un buon leader, non se si imporrà, perché è una palla dai tempi di mio nonno, ma se si dimostrerà affidabile, se sarà capace di guidarlo e proteggerlo. Un proprietario di cane non può non sapere che è sua la responsabilità di proteggere quel cucciolo. Questa cosa del se la devono cavare da sola sono cani è totalmente inadeguata.
Se tu non proteggerai il tuo cucciolo, lui non ti etichetterà come affidabile, come una buona guida e non ti ascolterà. Se il tuo cucciolo, il tuo cane, ma adesso parliamo di cucciolo, una situazione di difficoltà, è tua responsabilità proteggerlo da quella difficoltà, metterti in mezzo, ci sono tecniche e modi per farlo, non puoi abbandonarlo a se stesso. Perché? Perché ne va della relazione. Capisci che se nei primi mesi di vita, il tuo, questi sono degli esempi, potrei fartene 700.000, però cerchiamo di usare qualcosa di concreto così che tu possa anche imparare qualche cosa. Se in situazioni di difficoltà, che possono essere 7.000, questo è un esempio di un altro cane col tuo cucciolo, magari l'altro cane che comincia a giocare in modo troppo pesante col tuo cucciolo. Se tu non lo proteggerai, comincerai a creare una relazione per tutto il resto della vita in cui il tuo cucciolo che diventerà cane non ti vedrà come una guida affidabile. E queste sono cose che bisogna sapere. Ecco perché ti dico, sfrutta questa opportunità di questo percorso di consapevolezza e poi di azione, ok? Oppure ti faccio un altro esempio, poi vado a leggere. Prima qualcuno citava il no secco, io credo che l'imporsi e il no secco siano in assoluto tra i consigli inadeguati che vengono dati più spesso da tutti coloro ovviamente che non sono professionisti. E temo anche ancora da qualche pseudo professionista, ma questa la mettiamo tra virgolette. Se parliamo di cuccioli, pensa a questo cucciolino che arriva a casa. Intanto è arrivato a casa tua, tolto dal suo mondo, per cui uno stress grande, ok? Questo cucciolo ogni volta che fa qualcosa di inadeguato, e in quanto cuccioli è normale che facciano cose inadeguate perché non hanno la più pallida idea di che cosa diavolo debbano fare. Tu ogni volta gli dirai un no secco in tono di rimprovero. Nella migliore delle ipotesi, creerai stress in questo cane, perché il sentirsi dire no di continuo crea inibizione in un cucciolino che è arrivato lì non sa neanche da che parte è girato. Sarai affidabile ai suoi occhi, sarai meritevole di avere la sua fiducia se ogni 3 secondi sarai lì con il no secco. No. Nella peggiore delle ipotesi ci sono tanti cuccioli che gestiscono male la frustrazione. Cioè che di fronte, di nuovo cerco di essere semplice, di fronte ad un no secco, rispondono, abbaiano, ringhiano. Ecco, per questi cuccioli è ancora più controproducente questo no, perché li fa funzionare nel modo totalmente sbagliato. Questi cuccioli con difficoltà a gestire la frustrazione di fronte a dei no secchi non riescono a fare niente di meglio che ringhiare e abbaiare e si crea un circolo vizioso di conflitto tra cucciolo e proprietario che fa sì che ovviamente la relazione degeneri, fa sì che il proprietario si senta in difficoltà e fa sì che quel cucciolo sia in enorme difficoltà. E fa sì che quel cucciolo possa arrivare a mordere, ma non è colpa del cucciolo, è responsabilità della persona che non ha la consapevolezza, non sa perché quel cucciolo fa così e non sa che cosa fare affinché quel cucciolo non faccia più così. Ok? Ecco perché ti parlo di un percorso di consapevolezza, dell'imparare, del capire, del sapere per poi fare. Ok? Perché sto fare, certo che ci sta sto fare, ma viene dopo. Ok? Temo che ci saranno 7.000 domande, cerco di fare una carrellata veloce, non avermene se non guarderò la tua domanda, come sempre cerco di prendere a flash delle domande che possano essere di spunto per tutti. Intanto bevo 3 secondi perché se no muoro e vi chiedo di nuovo di aiutarmi a condividere questa diretta perché solo per questi 4 giorni il video percorso sui cuccioli sarà super scontatissimo. E può essere una grande opportunità anche per tanti altri cuccioli. Peraltro io ricordo a tutti che nello specifico potete trovare sul sito www.canipermici.it nel dettaglio esattamente che cos'è questo video percorso per cuccioli. Sul sito lo troverete al suo prezzo di 197 euro, ma vi daremo un link ovviamente perché per questi 4 giorni potrete averlo con ben 70 euro di
Sconto, che una parola non mi piace. Con me 70 euro in meno, così davvero spero sia una grande opportunità per tutti. Arrivo. Metticci di 2 mesi e mezzo. Cerchiamo di crescere il nostro Jax. Jax, con i tuoi consigli, siamo felici di come stanno andando. Grandissima. Giovedì arriva Benji, un pincher di 2 mesi. Un Jack di 4 mesi, gli piace stare in giardino, lo posso far dormire fuori la notte? Ecco, questo è un altro pezzo fondamentale che voglio sfatare. Far dormire il cucciolo lontano. Questo fa parte delle cose che le persone devono sapere, che non è il seruto terra e resta, quando ti dico consapevolezza. Ma voi pensate, quello che vi dicevo prima, questo cucciolino che è stato con la mamma, con i fratelli, in un posto X, viene preso, catapultato in un'altra realtà. È difficile per i primi giorni andare a vivere nella tua casa dove non conosce niente nessuno. Lasciare un cucciolino a dormire da solo la notte o a dormire fuori, soprattutto all'inizio, è inadeguato. Perché è inadeguato? Perché si sentirà mostruosamente solo di notte e gli creeremo uno stress grosso come una casa. Andremo a creare una difficoltà nell'attaccamento con noi. È lì che nasce la relazione, ok? È nei primi mesi, nei primi giorni, quando il tuo cucciolo è a casa tua, che nasce la relazione con lui e può diventare l'inizio di una grande relazione o l'inizio di una pessima relazione, perché poi si fa proprio fatica a cambiarla queste coordinate. Per cui, Monica, l'ideale sarebbe far dormire un cucciolo in casa e con voi. Poi, crescendo, ci sta tutto che questo cucciolo dorma se desidera fuori, che questo cucciolo dormi in un'altra stanza, ma c'è un tempo per tutto. Faccio veramente fatica. Io ho un lupo cecoslovacco che domani compie 6 mesi, grande Dana. Il nostro Malin, amabile con noi, aggredisce chi entra in casa. Anche per questo, Anna, c'è proprio bisogno di sapere prima. Perché lo fa? Perché questo ha a che fare con la territorialità, con le motivazioni di razza, con l'individuo, ok? Un pezzo grande di questo percorso è accompagnarti a conoscere chi è il tuo cane. Io l'ho già detto 100.000 volte, spessissimo chi non sa niente del mio lavoro, e solo chi non sa niente del mio lavoro, critica i miei video percorsi dicendo non è possibile perché bisogna vedere il cane. Perché critica senza sapere niente? Perché la base di questi videopercorsi, anche di questo videopercorso sui cuccioli, è proprio insegnarti ad entrare nel mondo del tuo cane, a conoscere il tuo cane, di che cosa ha bisogno il tuo cane per poi poter agire di conseguenza. Quindi, come sempre, prima capire lui qual è la motivazione di questo comportamento, portare equilibrio, che è il tassello fondamentale, e poi aiutarlo con chi entra in casa. C'è tutto nel videopercorso. Quindi se io ho preso Luca il tuo cane, non ho info per il mio cucciolo di 5 mesi. No, se chi ha Luca il tuo cane ha tutto, ok? Ha tutta la parte sul cucciolo, più tutto quello che c'è per tutto il resto della vita. Per cui ha veramente tutto, compreso il percorso che riguarda se stesso, ok? Non ti preoccupare assolutamente. Quello sui cuccioli è una piccola parte del video percorso intero. Silvia, Leo, 4 mesi, un barbone. Mi è molto utile il videocorso, anche se ho già altri cani, c'è solo da imparare. Grazie Silvia, grazie infinite. Giovanna, io con Educa il tuo cane ho scoperto un tesoro, ma che figo! E con Ti capisco è un percorso invece che ho creato un video percorso che ho creato sulla comunicazione, va ancora meglio. Grazie Cristina, grazie a te Giovanna, veramente, ve lo dico sempre, vi ringrazio tanto 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 per queste testimonianze. Perché possono aiutare altre persone a comprendere che veramente possiamo fare la differenza insieme per quel cane. Dopo 7 cani sono andata ancora dall'addestratore per correggermi anch'io con il mio Golden. Come noi, anche loro sono diversi e con questo che ha un carattere difficile. Ho dovuto cercare consigli per non rovinarlo. Io mi spavento sempre un po' quando mi parlano di addestratore perché penso subito agli esercizi sul campo di addestramento, che mancano di tutto un pezzo gigantesco. Però, Mirko, magari non è il tuo caso, è buon per te che comunque abbia scelto ancora di imparare, di migliorare.
Marcello, ogni essere umano è diverso dall'altro, mai generalizzare, unificare. Lontanissimo da me generalizzare, ok? Sono una fan della diversità. Se un cucciolo lo devasti, lo puoi sgridare, se hai capito il motivo, un cucciolo non sa il perché. Io vi invito e vi accompagno nel videopercorso a capire veramente a sgridare pochissimo un cucciolo, che non vuol dire che siamo solo cicci-pupù. Amore, amore, amore. No. Vuol dire che tu impari come guidare il tuo cucciolo. Invece che faccia la cretinata e poi cazziarlo, sarò molto terra terra questa sera, impariamo proprio a guidarlo e a accompagnarlo, a non fare la cretinata, così da non sgridarlo, perché ogni sgridata va a potare delle possibilità del suo cervello. Posto che qualche rara volta un no esiste e imparerai anche come usarlo. Ma qualche rara volta, perché c'è un modo completamente diverso di crescerlo. Ok. Dopo 30 anni di cani, ancora il mio Paco è un amore diverso da tutti gli altri. Ok. Scusa, ma i consigli quali sono? Rosa, il mio consiglio è investire, e questo lo dico sempre chiarissimamente, il magico consiglio non c'è e non esiste. Vi ho già detto una serie di cose questa sera sulla socializzazione, sul no, sulla relazione e sul proteggere. Il magico consiglio non esiste e io non lo voglio dare. Non lo voglio dare perché non ci credo. Credo in un percorso di conoscenza e di consapevolezza. Il mio consiglio è: vuoi fare qualcosa? Vuoi fare qualcosa per trasformare la vita tua e del tuo cane? Scegli di investire in un percorso di consapevolezza. Sarò chiarissima su questa cosa. In tutte le mie live vi porto sempre dei contributi di formazione, così che possiate imparare, comprendere, vedere, sapere e già fare qualcosa. Ma se mi chiedete che cosa serve, serve un percorso. E io questa sera sono molto felice di mostrarvi l'opportunità del video percorso sui cuccioli. Dove si trova il video percorso sui cuccioli? Antonella, metterò qui sopra questa live un link per poter accedere al video percorso Cuccioli scontato. Vi ricordo soltanto da oggi fino a venerdì a mezzanotte. Se vuoi andare a vedere subito i contenuti, adesso mi piacerebbe raccontarvi rapidamente anche i contenuti, li trovi sul sito www.caniperamici.it. Ricordati solo che lì lo troverai a 197 euro, che è invece il suo prezzo. Invece ci serve il link in questi giorni per averlo scontato. Ciao Serena! Il mio cucciolo Oliver di 2 mesi e mezzo abbaia alle scopi, ha paura. È possibile, Francesco, e mi sembra un'ipotesi assolutamente verosimile. La mia piccola abbaia morde il monopattino dei bambini. Potrebbe esserci della predazione, magari anche della diffidenza, ma anche della predazione, perché sto monopattino scappa, ok? Per cui ciò che scappa in certi cani con certa genetica attiva la predazione. Ovviamente in questo percorso sui cuccioli capirete anche che cos'è la predazione, perché in alcuni cuccioli si attiva la predazione e che cosa fare per mitigarla, ok? La mia 3 mesi la porto sempre con me per farla abituare. Approfitto ancora di questa cosa di Serena, poi voglio dirvi 2 cose su questo percorso. Il portarli sempre con sé per farli abituare dipende dal cucciolo. Ci sono cuccioli che hanno delle buone capacità e che possono venire ovunque. Ci sono cuccioli che invece per poter venire ovunque nel futuro hanno bisogno di tempi e modi precisi, perché mettendo un cucciolo non solido, un pelino timido a fare tutto con noi, con grande probabilità diventerà un cucciolo ancora più diffidente, perché quelle situazioni non sono adeguate per lui. Ma probabilmente Serena non è il tuo caso, ma è importante per me che io specifichi. Tante volte mi capita di incontrare persone con le quali lavoro con cani paurosi che mi dicono: devi abituarsi, quindi me lo porto al mercato. Ed è importante che io faccia capire loro che un cane non si abitua per forza, ok? Ha proprio bisogno di essere accompagnato, soprattutto certi cani, a non aver paura delle situazioni. Ok, allora voglio ancora dirvi 2 cose su questo video percorso. Faccio veramente fatica a leggere. Per scrivere anch'io la stessa cosa, perché Piuma ha potuto socializzare bene solo i primi 4 mesi e poi reclusione. Adesso è diventata molto più diffidente, un po' paurosa. Questo vi fa capire quanto sia fondamentale la socializzazione, sapere come fare.
dovremmo solo avere più pazienza e sistematicità per recuperare. Secondo me, Sabine, voi avevate fatto un ottimo lavoro prima, per cui questo momento di blocco totale, sì, chiaramente è un qualche passo indietro, ve l'ha fatto fare, perché non è che sto cancello si chiude, arrivederci e grazie, ma sono sicura che recupererete senza difficoltà, ok? Allora, voglio usare ancora questi 3 minuti per accompagnarti a capire l'opportunità per te, per il tuo cucciolo. Voglio provare a darti un'idea veloce di quello che troverai. Sul campo di addestramento vai a fare seduto terra resta per 10 lezioni. Qui sì, li trovi gli esercizi fatti in modo assolutamente gentili e rispettosi e li vedi fare con cuccioli che non avevano mai lavorato prima, per cui vedrai me che costruisco questi esercizi gradino per gradino. Ti dico per quanti giorni fare il gradino 1, quanti giorni fare il gradino 2, quanti giorni fare il gradino 3, quindi non aver paura di non riuscire, ok? In tanti prima di entrare nei miei video percorsi mi hanno detto: ma io avevo paura di non riuscire. Cavolo, però se l'avessi fatto prima, perché adesso che ho provato, invece è stato molto molto semplice. Ti riporto questo feedback perché posso capire la difficoltà. In questo percorso impari a capire il tuo cucciolo, di che cosa ha bisogno, come fare a portare equilibrio, che è il pezzo fondamentale, come fare a parlare con il tuo cucciolo, il perché si comporti in un modo piuttosto che in un altro e di conseguenza che cosa fare. Impari ovviamente il mordicchiare, il saltare, la pipì, come socializzare, come diventare capaci di stare sereni con le persone, con gli ospiti a casa e nel mondo. Trovi tutta una serie di giochi per lavorare sulla relazione. Trovi che cosa fare per creare una relazione di connessione profonda e vera. Il passeggiare insieme al guinzaglio, il lasciarlo libero, che è un pezzo fondamentale. Il lavorare sulla calma, cioè insegnare al tuo cucciolo che se c'è una situazione di quiete, a casa, a casa di amici, al bar, al ristorante, se ti fermi a chiacchierare con qualcuno, semplicemente ci aspettiamo che stia calmo, ok? Questi sono alcuni dei pezzi di questo video percorso che è veramente a 360 gradi dal momento in cui arriva, come deve funzionare la giornata tipo, dove dormire. Insegnare la solitudine, la pipì non mi ricordo se te l'ho detta, come fare affinché non distrugga. Per cui proprio un intero percorso che ti prende per mano per tutto l'inizio della vostra vita e chi mette buone basi poi raccoglie soltanto più i frutti, ok? Io ti invito, se hai qualche domanda su questo video percorso Cuccioli, a mandare un messaggio audio o scritto, il numero WhatsApp che devo leggere perché non me lo ricordo mai, 388 64 96 137. Te lo ridico, al numero WhatsApp 388 64 96 137. Mi è venuto in mente di dirti ancora una cosa che mi ha portato alla mente qualcuno prima quando diceva qual è il consiglio. Io capisco che le persone si aspettino il magico consiglio. Ma io voglio fare qualcosa di più per te e per il tuo cane. Il magico consiglio non serve a niente se non a tappare un buco nella migliore delle ipotesi. Io desidero per te e per il tuo cane una vita veramente felice. Questo è quello che mi muove, questa è la mia missione ed è questo il motivo per cui insisto nel portarti l'opportunità di un video percorso. Ok? Mi sembra di aver detto tutto. Io mi auguro veramente che tu possa raccogliere questa opportunità. Ti ricordo che da oggi, che è martedì 23, a venerdì 29, la grande opportunità è di avere il video percorso per cuccioli, che letteralmente ti e vi prende per mano, a 127 € invece che a 197 € che è solitamente il suo prezzo. Vorrei veramente che tu lo considerassi un investimento per voi, per tutta la vita. Ti sto portando l'opportunità di un percorso di consapevolezza e di cose da fare, che è quello che veramente ti serve per cambiare la vostra vita. Questo è quello di cui le persone hanno bisogno per cambiare la loro vita e quella del loro cane. Non il consiglietto al volo e non il video tutorial su YouTube, questo non mi stuferò mai di dirtelo se vuoi veramente fare qualche cosa di concreto. Io ci sono per darti una mano, sarà un grande, veramente un grande, grande piacere. So che non ho risposto ad alcune delle domande e so che qualcuno si infastidirà per non aver avuto delle risposte, ma le risposte le trovate nel percorso. Quando ho cominciato a fare queste live,
davo un sacco di consiglietti al volo perché mi sentivo un po' in colpa nel non dare dei consigli. Poi però piano piano mi sono resa conto che questo era un mio bisogno, ok? Davo questi consigli al volo alle persone per sentirmi in pace con me, perché mi aspettavo che le persone volessero il consiglio. Ma i consigli al volo non sono mai stati sufficienti a fare qualcosa di veramente importante, di trasformativo per cani e persone. Nel momento in cui ho capito, mi sono resa conto di questo mio meccanismo, ho modificato le cose perché l'obiettivo è aiutarti veramente. Con i video percorsi posso aiutarti veramente. Con i consigli, no. Sono sicura che qualcun altro in giro scelga di lavorare con i consigli, lavorando triche branca, ma non è il mio modo di lavorare perché voglio veramente il meglio per te e per il tuo cane. Basta, direi che per questa sera me ne sto zitta. Immagino ci siano ancora tante domande dopo. Sono sicura che ci saranno altre serate sui cuccioli. Tanto tra oggi e venerdì ci vedremo di sicuro ancora live all'interno del gruppo. Sicuramente ci vedremo ancora una volta di qui a venerdì. Se riesco ad incastrarmi, cercheremo di fare anche due momenti insieme. Perdonatemi se non sono riuscita a leggere tutte le vostre domande, ma ci tenevo questa sera davvero a portarvi l'opportunità. Adesso vado a bermi un litro d'acqua, do appuntamento per l'ultima serata della masterclass alle 9:30 a chi ha scelto di lavorare insieme a me. Do una super super coccola a tutti i vostri cani, magari a tutti i vostri cuccioli questa sera, e vi do appuntamento qui sulla pagina di Cani per Amici martedì della prossima settimana 20:30. Ciao, buonissima serata. Mamma mia, quanti ce n'erano di commenti. Buonasera a tutti, intanto mi godo i saluti. Grazie Claudia, per me è stato un ottimo investimento, lo farei altre 1000 volte. Grazie a voi. Bisogna guidare il cucciolo e non sbagliare. Sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Adesso che hai elencato tutto quello che si impara col percorso cucciolo, ho avuto ancora una volta la conferma di quante cose che abbiamo imparato a fare con Piuma. In 6 mesi di vita insieme, tutto sommato, le cose ancora da sistemare sono molto meno di quelle messe in saccoccia. Grande Sabine, sono molto molto contenta. Come faccio a parlare con te in privato? Anna Maria, manda una mail all'indirizzo caniperamici@gmail.com. Non ho sentito invece di dire no, che cosa bisogna fare. Non l'hai sentito, Rosa, perché ci vorrebbero ore per spiegarti che cosa fare. Ecco perché ci sono i video percorsi, perché il consiglio, quello che vi dicevo prima, non è quello che vi risolve le cose. Questo è il motivo. Come faccio ad abituarla a stare a casa da solo? Trovi il per tua vita, trovate tutto nel percorso. È impossibile che io, Caterina, uso te ancora per chiudere. È impossibile che io vi possa dare, che io scelga di darvi un consiglio su questo, ma perché non funzionerebbe. Ok, perché non andrebbe bene per te, perché in un consiglio questa cosa non si sistema, ci vuole un percorso, ci vuole un cammino. Ecco perché non vi do il consiglio, ok? Non sono diventata strunza tutta di colpo, non serve a te, ok? Ed è inutile che io te lo dia, perché tu proverai, non otterrai risultato e partirai dal presupposto che non c'è niente da fare e il tuo cane resterà in quella situazione. Invece sì che possiamo fare qualcosa come con un percorso. Basta, adesso sto zitta e vado a rinfrescarmi un po'. Vi do veramente appuntamento alla prossima settimana. Ultima cosa, datemi una mano a condividere così da supportare più cuccioli possibile. Ciao, a prestissimo! Ciao!